Ecco, siamo qui a Borgo di Mustonate con Irene che ci racconta come sono stati mantenuti in tutti questi anni questi magnifici terreni agricoli vista lago con una formula innovativa. Sentiamo da lei di che cosa si tratta. Allora, nei primi anni 2000 la proprietà ha completamente ristrutturato e ridato vita a un borgo che era stato lasciato andare negli ultimi anni. L'idea era quella appunto di rivalutare quello che era il concetto di campagna lombarda e per farlo appunto sono stati ristrutturati tutti gli immobili già presenti, quindi ridando vita a quello che era il borgo ormai appunto, come ho già detto, lasciato andare. Da cosa si forma tutto il borgo? Sono innanzitutto 60 ettari di verde che comprendono un centro di allenamento privato, riconosciuto dalla Federazione Italiana Sport Equestri Fise, quindi caratteristiche internazionali dove vengono svolte tutte le discipline dell'equitazione. Poi abbiamo un centro residenziale e il primo albergo diffuso della provincia di Varese, che ospita 10 suite apartment, foresterie, all'interno, dislocate tutte all'interno del borgo di Mustonate. Come attività commerciali c'è il ristorante Tana d'Orso, l'osteria delle Scuderie, che fanno tutto quello che è il servizio di food and beverage del borgo di Mustonate. Noi al centro delle scuderie, questo impianto, abbiamo delle aree legate agli eventi. Allora, produzione di zafferano Varese. Noi siamo soliti pensarlo dislocato in altre zone d'Italia. Come mai avete pensato che qualche caratteristica di questo territorio potesse prestarsi a questa coltivazione? Allora, già nell'antichità si coltivava zafferano a Varese, non lo sapevamo, ma l'abbiamo scoperto proprio vicino al campo dove lo coltiviamo noi. Anche il clima in questi ultimi anni è favorevole, quindi abbiamo una diminuzione delle piogge e il terreno è molto drenante, quindi queste sono le caratteristiche principali che permettono di coltivare lo zafferano anche a Varese. Quindi un prodotto di eccellenza che riusciamo poi anche a vendere in zone di Varese che selezionano dei prodotti di eccellenza e di qualità. Anche perché lo zafferano già richiama la preziosità all'oro, eccetera, ma non ha solo la funzione colorante, quindi queste tre caratteristiche che lei ha detto richiamano proprio alla funzione dello zafferano, che non è solo quella colorante, ma anche quella aromatica. E quindi direi che il vostro rispetta queste caratteristiche. Dicevamo, si ricava da questi fiorellini che sono anche dei campi, però in realtà Il lavoro effettivamente il lavoro più è. difficile è quello di prendere i semi che sono all'interno dei fiori ed essiccarli secondo un criterio ben prestabilito, temperature basse, per ottenere così appunto la prima qualità di zafferano. Questa novità di quest'anno che abbiamo voluto inserire i nostri pistilli di zafferano all'interno di miele da caccia fatto sempre a Varese. Appunto, ha delle proprietà terapeutiche, risulta come dire, come antidepressivo piuttosto che dà dei benefici al cervello. È stato studiato in recenti studi Che previene che l'Alzheimer, certo. esatto, diciamo, Infatti, ma a parte che rende di buon umore anche solo vedere un pianto di esatto. questo colore, e quindi è già bello da vedere come colora il miele.